Ok, allora ragazzi, jump, ma se facciamo jump, va, jump, siete contenti? Va bene, ok. Allora, discorso serio, deve da ridere. Allora, oggi siamo al 23 agosto, dico bene, signora Irene? Sì, ci hai indovinato. Benissimo. Allora ragazzi, vi do questa notizia, poi giudicatela voi, che vogliamo un vostro parere, ovviamente, perché la notizia è una notizia con la N maiuscola. Abbiamo controllato tutte le uscite discografiche fino a Natale. Usciranno tante cose di rock indipendente, qualcosa delle major, ma tutta roba comunque secondo me di basso livello, che tutta roba va sentita, risentita, cose, vabbè, insomma, niente di che, come si dice a Roma, niente di che. Classica, usciranno dei CD per gli appassionati, ne usciranno diversi. Ma quello che è sorprendente è che per la prima volta non uscirà nessun CD di jazz. Zero. Zero. E non si parla soltanto di ristampe, ma anche di novità. Di nomi nuovi. Intanto esce qualcosa per etichette indipendenti, qualche pianista nuovo, qualche vibrafonista, qualche sassofonista nuovo. Non uscirà nulla. Praticamente. La scelta delle case discografiche, anche indipendenti, anche indipendenti, badate bene, non si parla soltanto di Universal o Capitol o Sony Music, io parlo anche di indipendenti, le etichette piccole non punteranno più sui CD di jazz. Prendetela come vi pare, questa è la notizia che dovevamo darvi. Noi continueremo comunque a prendere, aumenteremo anche gli ordini di jazz, perché dischi del genere, io parlo di catalogo, non possono sparire, non esiste. Quindi anche su un CD e su vinile continueremo a prendere dischi di jazz, nonostante la richiesta sia talmente esigua nel mondo, perché questa è la verità, perché se non vengono stampate novità di CD jazz, di nomi nuovi, vuol dire che la richiesta è pari a zero. Questa è la nuda e cruda verità. Il jazz, come avevo previsto, per carità, qualche anno fa, mi davano del matto, jazz è morto. Jazz is dead, non esiste più jazz. Inteso come novità sto parlando, ma era normale. Perché se uno si deve comprare uno sconosciuto, si compra un disco, seppur bravo lo sconosciuto, si compra un disco storico e rimarrà solo il catalogo fino probabilmente a Osservamento Scorte. Speriamo molto lontano nel tempo, molto lontano nel tempo, però è una notizia che dovevamo darvi: fino a Natale non uscirà nessuna novità di jazz. Ripeto, zero. Che ditemi voi, voglio la vostra opinione. Cioè il jazz è praticamente cacciato via, non Michael esiste più. Bublé? Ma Michael Bublé è un crooner, non è, secondo me non è jazz, io non lo faccio rientrare Michael Bublé nel jazz, signore, no? Per me non è jazz, per me jazz sono quei musicisti indipendenti, quei quartetti, quei tri che fanno della musica seria, che però in questo momento evidentemente non ha più pubblico. Il pubblico è pari a zero, signore, questa è la verità, non c'è più pubblico. È musica per vecchi? Forse, forse, perché giovani che comprano jazz ce ne stanno pochissimi, eh. Cioè, ieri è entrato un ragazzo che aveva, vi dico questa cosa, aveva una trentina d'anni, ma nemmeno, si è comprato un vinile di San Ra. Un vinile di San Ra. E San Ra non è dei Brubeck o John Coltrane o un musicista italiano qualsiasi. E San Ra è una cosa completamente diversa. Voglio la vostra opinione, mi raccomando, datemela, ok? Ciao.